Rush finale per le acciaierie Lucchini di Piombino, la mezzanotte è scoccata e ora sono due le offerte definitive e ufficiali, quelle del gruppo indiano JSW Steel Limited e del gruppo Cevital Algerino. Il commissario straordinario Piero Nardi, con il supporto del management, analizzerà adesso le due proposte ricevute e presenterà una prima relazione al comitato di sorveglianza convocato a Roma il 21 novembre. Prende così il via la procedura per giungere, nei tempi necessari, alla presentazione della documentazione al Ministero dello Sviluppo Economico per la richiesta di autorizzazione alla firma del contratto preliminare con l'azienda aggiudicatrice del bando. L'offerta di Cevital prevede la costruzione di due forni elettrici per la produzione dell'acciaio, la riassunzione di tutti gli oltre 2.000 lavoratori lucchini e, fuori dall'offerta, la volontà espressa di un forte investimento sull'agroalimentare, il che porterebbe ulteriore nuova occupazione, circa 1 migliaio di posti, anche con manodopera femminile, sul territorio piombinese, e farebbe del porto di Piombino un polo centrale import-export dall'Algeria all'Europa e viceversa. L'offerta presentata da Jindal prevede l'acquisizione dei laminatoi e l'impiego di 750 lavoratori a fronte dei 2.100 addetti lucchini. Secondo il sindaco di Piombino, Massimo Giuliani, non sembra che ci siano grosse novità rispetto alle proposte iniziali. Questo quindi potrebbe favorire Cevital per la maggiore solidità della proposta in termini di sviluppo industriale anche diversificato.